Circa 230 pastori, personaggi dipinti a mano, sistemati su tre livelli, alternati a capanne, a un fiume, ramoscelli di timo, muschio, sassolini, paglia e sabbia, utilizzata per rappresentare la fuga in Egitto. Il presepe artistico, allestito nei locali della parrocchia di San Marco Evangelista, presenta 15 scene che raccontano l'infanzia di Gesù, dall'annuncio a Maria al battesimo di Gesù, ispirandosi ai Vangeli di Matteo e Luca. Circa un mese di lavoro per la realizzazione del presepe artistico dal titolo Infanzia Gesù, che verrà inaugurato domenica 3 dicembre. Una grande passione di famiglia, frutto anche di uno studio approfondito per l'autore che ha sempre realizzato presepi a tema. Mi sono basato anche su una contestualizzazione storica dello storico Augias che ha scritto il libro Inchiesta su Gesù e poi ho voluto anche studiare il significato teologico di questi momenti iniziali della vita di Gesù bambino con il libro L'infanzia di Gesù di Joseph Ratzinger, appunto Papa Benedetto XVI. Ne è nato insomma uno studio che ha arricchito sicuramente la mia fede e il lavoro appunto che ho realizzato è una testimonianza appunto di quella che è il mio credo. Si tratta di, come dicevo, 15 scene che ripercorrono un po' tutta l'infanzia di Gesù con alcune particolarità. Per esempio quella dei re magi che dicono i Vangeli non arrivarono nella capanna con Gesù nascituro, ma arrivarono in un tempo successivo per il quale insomma, gli storici sono anche probabilmente propensi per un periodo addirittura fino ai 2 anni, non è ancora molto, molto chiaro. Non sarà il solo presepe presente in parrocchia, è stato indetto infatti un concorso dal titolo Presepe in mostra. Per la prima volta quest'anno la pastorale di San Marco, guidata da padre Antonio Lovetere, ha intento organizzare il presepe in mostra. Questo concorso è aperto a tutte le famiglie che vorranno portare qui in parrocchia un presepe e alla fine ci sarà una premiazione. Il presepe può essere portato entro il 15 dicembre. Esiste un piccolo regolamento dove sono illustrate, diciamo, le principali condizioni per poter partecipare a questo concorso.